Ma che bello il mare di notte, Italia! Come non lo vedi, Italia? Italia è un fiore fantasia, dai, Nemo ogni volta! Cioè, non è che devi sempre vedere per vivere le cose, devi usare un po' di fantasia, immaginazione, no? E puntino del mondo serve anche per quello, no? Come quando ti dicevo i voli immaginari col drone, capito? È uguale qua, uguale il mare, guarda che bel mare! Sai, questa luce lunare, no, non è la luce lunare, è la luce di quella roba là in fondo, vabbè, comunque, ma non c'è proprio la luna? No, vabbè, ci sono le luci dei fari, che però tu devi immaginare come luce lunare che illuminano la schiuma delle onde, ok? Questa visione un po' venerea, se vogliamo, no? Che è questa figura mitologica nata dalle schiume delle onde, che tu ora rivivi questa sera con le puntine del mondo. Da merda, sì, aria salmastra. Ma no, mamma mia. Ah, non è mai poesia, Italia, madonna. Andiamo a fare il bagno? Mezzanotte. Ma chi calca canotto? Canotto, a mezzanotte. Ah, a mezzanotte, pensavo col canotto. Non so, si appena Mario, quello è Mario, il canotto di Mario. Si appena mangiato la pizza, non mi pare. Appunto, quello è bello. Perché si va a fare il bagno, no? Col mangiare ancora su stomaco, così galleggi. Ma galleggi. Non sono sicuro che sia così, soprattutto gli altri che hanno una certa età, problemi di stomaco. No, e Titi era una incerta. Che bella Italia, guarda, le luci. Poi vedi in acqua, là no, non vedi, che peccato. Ci sono le luci delle imbarcazioni che si sono posteggiate là, imbarcazioni turistiche dal tipo di luci che sto vedendo. E pensa che bello, sono dei camper in libera quelli là, no? Dei camper acquatici. Eh sì, perché dentro hanno il frighetto, se sono americani non hanno il bagno, però insomma dubito che dall'America vengano fin qua, quindi sicuramente avranno anche il bagnetto, la dinette, hai capito, tutto quanto, no? E guarda, nessuno gli rompe le balle, non hanno sbarre, eccetera, quindi forse siamo noi che non abbiamo capito un cazzo dalla vita, hai capito, che ci facciamo imporre 50.000 divieti, limiti, eccetera, 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 no? Ti prendi il camper acquatico e hai risolto tutti questi problems. Sì, ma non puoi fare un video dove non si vede niente. No, e ora non te capisco, scusa, abbiamo detto che bisogna utilizzare, aspetta che c'è l'acqua, bisogna utilizzare l'immaginazione. Sì, ma se ti imbriaco? No, due Mario ho bevuto. Bisogna utilizzare l'immaginazione e quindi questo è un video immaginario, no? Cioè un nuovo esperimento multimediale che abbiamo fatto qui in questo canale, no? Ah, buongiorno a te e buongiorno al caffè. Chi ho che si? Ah no, sono me. Sì, perché in Italia no. Si è gasto la GoPro. Si è gasto la GoPro? Anche in Italia no, come puoi ben vedere, no? Siamo qua da soli, qua a caballari, porco cane, GoPro di merda. Come stavo dicendo, no, Italia, siamo qua a caballari, in compagnia, ancora, staccato di GoPro di merda. Questa è la birra che parla. Siamo un alcolico al suo linguaggio. Sì. Senti. Benvenuto in Veneto. Capito? Dai, buttati in acqua anche a te. Giovanni, siete tutti uomini. Oh, la spiaggia di lusso. Ombrellone, lettino, angamassa. Vedi? Se tu lo usi nelle ore notturne, sì, è gratuito. C'è anche il secchiello. Pensa a te. Vedi che se la sta passando una di quelle. Ma no, non stanno trombando. Sì, c'è la tipa che sta spompinando qualcuno. Ma va. Andiamo a vedere. Esatto, Italia, guarda qua la versione italiana del Baywatch, Bagnini, sai quello che facevano in TV? Bagnini! Sì, come era Anderson, invece adesso abbiamo chi? Giovanni. Vabbè, insomma, bisogna incontentarsi, non spoiler tutto. Così è. Ma che roba, pazzesco, Italia, c'è la luna rossissima, tipo a tre quarti, appoggiata sul mare, un quinto di luna è dentro in acqua. Guarda che roba, peccato che non vedi, oh mi dispiace, cioè la colpa è la GoPro, cioè scrivi che a quelli della GoPro www.gopro.com, contati e latte che scrivi due righe. Certo che guarda tutti senza oscuranti, no Italia, non si fa ste robe. Ti ho sempre detto e ripetuto gli oscuranti esterni, cioè io tipo in questi giorni non li uso perché ho il muso rivolto all'ombra, quindi non batte il sole. Però guarda, tutta sta gente qua, come dice mia nonna, a postiera al sole, cioè diciamo sotto dove batte il sole, senza gli oscuranti esterni. Michele, non si può? No.
No, rubinetto, ma ci vorrà... vabbè, devo vedere il rubinetto un attimo. No, è spento, te pare. Sì, qua l'acqua gli paga 10 euro al litro, gli ha tutti il terrore, i tuoi rubinetti. Bravo Giovanni, ottima idea. Vediamo se c'è scritto. Il primo Achtung, no? Le uova di quegli uccelli. Il secondo degli uccelli. Cioè, parlano solo di uccelli qua. Quella farmacie, aperitivo, ambulanza, i numeri, servizi balneari, parcheggio incustodito. Ok, di non lasciare oggetti di valore, quindi si è confermato che vengono a rubacchiare anche qua, l'avevo già sentita. Vabbè, e qui non c'è anche nessun cartello. Comunque. No, no, no. Anche questa roba dovrebbe essere attaccata lì. Eh beh sì, giustamente, cioè a noi ce l'ha detto il ragazzo della pizzeria, ma se non andavamo a mangiare la pizza, cioè scusa un attimo, come cacchio facciamo a saperlo noi che bisogna prenotare per andare in spiaggia? Cioè arriviamo qua, siamo qua, basta, entriamo e andiamo in spiaggia. Però tanti camper d'Italia adesso, praticamente... Di là ce ne ha due, poi tre, quattro, cinque, sei con noi e sette. Sette camper, pensate. E tre che fanno casino con la gente che dorme. Ah no, siamo noi. Ah, la pantegana, guarda, ma guarda, 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 guarda. Mio, no, dai, caparetta. Ma sì, dai, guarda. Ciao, Stellina. Guarda che bella. Ce l'avevo anch'io, guarda, ciao. Guarda, guarda. Si è scoiato insieme. Ma che scoiato? Non scoiato. La vacca di tua sorella, si è scoiato. Ma lo scoiato non c'ha la coda così. Era qua, bro. Ma no. È una pantegana. Pantegana, è una sola per tuo. Ma no, se sarà. Ma dei zingari. Ma no. Ah, tanto ce l'avevo la pantegana. Sei perso il salto che ha fatto. C'è anche l'ombrello non te l'avevo adesso. Ti ho giocato con l'ombrello. Ha fatto un salto, Michele, ti sei perso la scena, bellissimo, bellissimo. Ma sì, cioè non è che a te salta addosso e a te attacca, pantegana, poi rete, è piccinina. E passata qua sotto e basta. Ma sì, cioè, cosa ha avuto che fare? Ma che scoiattolo. Che scoiattolo, quella è una pantegana. Te fai vedere su Google Immagini come che gli hai scoiattolo. Infatti. Italia, non abbiamo ancora capito il discorso della prenotazione, gente c'è, non c'è nessuno che controlla. Caraibi, Italia, Caraibi, guarda i Caraibi del Veneto. Oh, c'è un caldo bestiale. Oh, Michele. Ah! L'acqua è freschetta. Va bene, dai. Onda! Mia, 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 mia! Che bene! Ah! Sì, bene, bello. Resta una delle nostre spiagge preferite, Caballarini. Aspetta, chissà come si sente perché è appena andato in acqua. Perché c'è il parcheggio del camper proprio in riva al mare, hai capito? Quindi è comodissimo. Cioè scendi, fai 10 metri e ti butti in acqua. Aspetta Italia, guarda. La pagina toppa tipica. Scusa. No tutti, eh. Cioè tipo, non so, a Milano hanno la bagnina toppa tipica, no? We'll be right back.